Erano assidui e concordi nella preghiera, si legge negli Atti degli Apostoli, e dunque la preghiera, la principale attività della Chiesa nascente, mediante la quale essa riceve la sua unità dal Signore e si lascia guidare dalla sua volontà. Benedetto XVI guarda la festa di Pentecoste come viene raccontata negli Atti. La comunità si trovava riunita nella stessa sede, il Cenacolo, al mattino della festa ebraica di Pentecoste, festa dell'Alleanza, in cui si faceva memoria dell'evento del Sinai quando Dio, mediante Mosè, aveva proposto ad Israele di diventare sua proprietà tra tutti i popoli per essere segno della sua santità. Secondo il libro dell'Esodo, quell'antico patto fu accompagnato da una terrificante manifestazione di potenza da parte del Signore. Il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, tutto il monte tremava. Gli elementi del vento e del fuoco li ritroviamo nella Pentecoste del Nuovo Testamento, ma senza risonanze di paura. In particolare il fuoco prende forma di lingue che si posano su ciascuno dei discepoli, i quali furono tutti pieni di Spirito Santo e per effetto di tale effusione cominciarono a parlare in altre lingue. Si tratta di un vero e proprio battesimo di fuoco della comunità, una sorta di nuova creazione. Parole quelle di Papa Ratzinger che risuonano insieme alle note dell'ultimo quadro del Veni Creator che apre l'ottava sinfonia di Gustav Mahler. A Pentecoste la Chiesa viene costituita non da una volontà umana ma dalla forza dello Spirito di Dio e subito appare come questo Spirito dia vita ad una comunità che è al tempo stesso una e universale, superando così la mediazione di Babele. Solo lo Spirito Santo, che crea unità nell'amore e nella reciproca accettazione delle diversità, può liberare l'umanità dalla costante tentazione di una volontà di potenza terrena che vuole tutto dominare e uniformare. Così riflette Benedetto XVI, per il quale, a partire dall'evento di Pentecoste, si manifesta pienamente questo connubio tra lo Spirito di Cristo e il mistico corpo di Lui, cioè la Chiesa. Nell'evento di Pentecoste si rende chiaro che alla Chiesa appartengono molteplici lingue e culture diverse, nella fede esse possono comprendersi e fecondarsi a vicenda. San Luca vuole chiaramente trasmettere un'idea fondamentale, che cioè all'atto stesso della sua nascita la Chiesa è già cattolica, universale. La Chiesa che nasce a Pentecoste non è anzitutto una comunità particolare, ma la Chiesa universale che parla le lingue di tutti i popoli. Da essa nasceranno poi altre comunità in ogni parte del mondo, chiese particolari che sono tutte sempre attuazione della sola ed unica Chiesa di Cristo.